Salve a tutti ragazzi, io sono Elfio e benvenuti in questo nuovo episodio di Jurassic Park. No, benvenuti in questo nuovo episodio di Monster Hunter Generations Ultimate e diamo inizio alla caccia di questi mostri giurassici. Eccoci ragazzi, allora, ho iniziato il gioco da un po', però fino ad ora ho completato soltanto le missioni più semplici, diciamo quelle che si possono definire base. Ho lasciato per ultime soltanto le cacce principali, quindi iniziamo dalla prima, che dovrebbe essere quella al Gendrom, credo si pronunci così, non credo si pronunci Gendrome, quindi sarà Gendrom. E iniziamo con l'accettare la missione. Ok, come vedete sono a livello 2 e queste sono le missioni che ho completato finora, ne ho ancora altre da completare, però questa qui della caccia al Gendrom è quella che voglio fare oggi insieme a voi, quindi accettiamo questa missione. Dunque, allora, ho già abbastanza organizzato l'inventario. Direi che, bah, forse è meglio rifornirsi di qualche pozione. Prendi mega pozze e pozze, pozze, 10, mega pozze, 10, ok. Qualche cota in più? No, ce n'è solo una, bah, posso prenderne solo una perché ne ho già a sufficienza. Ok, direi che c'è tutto, quindi possiamo iniziare. Ok, allora nel deserto, quindi ci dovrebbe essere anche, eccolo qui, la bevanda rinfrescante, che non sono mai sufficienti. Ci mangiamo le razioni e che altro? Nutrienti per aumentarci la vita il più possibile. Tutto al massimo. Prima di iniziare, lista combinazioni, nutrienti, e ce ne facciamo altri 3 nel caso. Ok, iniziamo la nostra ricerca. E fa caldo e ci beviamo una bevanda rinfrescante. Dunque, questo Gendrom, ragazzi, dovrebbe essere una sorta di raptor o qualcosa del genere. Credo che svolgendo una delle altre missioni più semplici l'ho già incontrato, però non l'ho sconfitto perché mi sembrava troppo fortino per me in quel momento, quindi ho lasciato stare. Però adesso direi che è arrivato il momento di farlo fuori. Il mio equipaggiamento non è proprio dei migliori, però è quello lì che si può facilmente, eccolo, dicevo, completare con le missioni base. Gendrom, è lui. Ha anche un paio di add, più di un paio di add, e mi ha visto. E adesso farà il suo ruggito, ma io non mi lascio intimorire e lo attacco subito. È proprio un raptor, eh? Sta continuando a ruggire. Stavo per completare. Oh, qui posso saltare, eh? Sono caduto invece di saltare. Vabbè, potevo saltargli in groppa. Pazienza. Ecco, qualcosa sto colpendo, non so bene cosa. È diminuita senz'altro la potenza della mia arma e lui mi è saltato in face. No, non volevo fare questo, volevo mangiarmi un pronto soccorso, o meglio bere un pronto soccorso. Boom, subito vanificato l'uso del pronto soccorso. Avete notato che la mia arma ha subito perso il filo contro la sua armatura. Ai, mi ha paralizzato e mi è saltato in faccia. Va bene. No, lo manco. Ho preso il piccolino. Io salgo su e mi bevo una mega pozza. Wow, guarda com'è saltato in fretta. Aia, un morso in testa.
Riesco a prenderlo? No, non sono riuscito a prenderlo. I miei gattini stanno facendo il grosso del lavoro. Ok, adesso posso eseguire. Lo prendo? No, non lo prendo. Ok, speravo di riuscirlo a prendere da così lontano. Saliamo di nuovo sopra e proviamo a saltargli in testa. No, deve essere proprio sotto per riuscire a prenderlo. Si sta arrabbiando, eh. Lo prendo? Un po'. Gli add non è che fanno poi tanto, eh. Ok, adesso dai che vi prendo tutti. Obiettivo secondario completato. Sarà stato uccidere un po' degli add. E direi che ne ho uccisi abbastanza. Ora sono messo male. È il caso di andarsi a curare un po'. Me ne salgo sopra per mangiarmi. Di nuovo mangiare. Direi bere. Sempre bere. E lui mi morde, sicuro? Mi morde? Com'è veloce. Lo manco, lo manco. L'ho mancato. Va bene. Ora lo becco. No, l'ho mancato. E lui è saltato sopra addirittura. Ehi, che confusione. Sarà perché ti amo? Ok. Lo manco, lo manco. Mi becca lui. Come vedete non è che ci sia tanto da capire o da fare. Lui zoppica. L'abbiamo già quasi sconfitto, secondo me. Quindi lo inseguiamo con calma. E ci riprepariamo allo scontro. Si sta infilando nella sua tana. E con lui anche i piccolini. Ma io non posso passare da qua. Credo che però lui sia andato in 11. Ah, è un bel problema. Non so dove è andato e mi sono dimenticato di tirargli una palla pittura per capirlo. Visto che ci troviamo a passare da qui, prendiamoci le scorte di riserva. Qualche razione, cote, palla pittura che magari era il caso di utilizzare. Non ci sono altri rinfrescanti. Vabbè, ho mangiato la bistecca, volevo mangiare la razione, ma pazienza. Ok, eccolo, infatti è arrivato. Dovevo uccidere. Adesso non voglio commettere lo stesso errore. La prima cosa che faccio, gli tiro una palla pittura. Non è lui. È lui. Ok, l'ho preso. Vorrei usare la rotazione Sakura se ci riesco. Ho preso qualcuno che non era lui. E devo usare una Kote assolutamente, perché la mia arma ha perso il filo. È dietro a me? È dietro di me, vero? È dietro di me? È dietro di me? Sì, è dietro di me. Guardate quanti sono efficaci ed efficienti. Oh, cavolo, mi ha paralizzato. I miei gattini sono premurosi e mi proteggono in tutti i modi. E guardate anche i suoi come lo proteggono. Ok, perfetto. Hanno messo una trappola. Guardate quanto sono forti. Incredibile. Io ho anche un barile da qualche parte, credo. No, non l'ho. Quindi picchiamole e basta. E via! Così! Grandissimi i miei gatti, guys! E l'ho sconfitto! Grazie al fondamentale aiuto dei miei cacciamiao! Ottimi cacciamiao! Andiamo a scalcare! Quella sarà sicuramente una lacrima di Wyvern o Wyvern, quindi non mi interessa andarla a prendere. La prendiamo dopo aver scalcato il corpo principale. Eccola qua, è una lacrima? No, una zanna, ottimo. Quindi significa che gli abbiamo rotto una zanna durante il combattimento. Beh, ragazzi, come vedete è stato abbastanza semplice. L'unica cosa che è stata poi più difficile, grazie alla mia
disattenzione è stato trovarlo dopo che è scappato. E la prima caccia l'abbiamo completata. Recuperiamo tutti gli oggetti che abbiamo ottenuto e li mandiamo alla cassa. Perfetto, la cassa degli oggetti dei gatti, bravissimi gatti, fondamentali. Benissimo ragazzi, prima caccia in vostra compagnia completata senza difficoltà. Easy peasy. Magari continuerò a spammare la caccia al Gendrom un po' da solo per cercare di accumulare gli oggetti necessari a forgiare una nuova arma e una nuova armatura. A voi invece do appuntamento alla prossima caccia. Come al solito, se questo episodio vi è piaciuto, ma anche se non vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale, lasciatemi dei commenti e spaccate quel pulsante like. Ciao!